Allora, abbiamo visto il criterio del valore presente, anche del valore futuro, dell'equivalente anno sul valore totale. Guardiamo un attimo il criterio del periodo di payback e poi arriviamo al criterio del PIL. Questo perché sul PIL dobbiamo fare un ragionamento. Il criterio del periodo di payback, dal punto di vista concettuale, si capisce molto meglio. Cosa ci dice il criterio del periodo di payback? Calcoliamo il periodo di payback di tutte le alternative. Se utilizziamo il periodo di payback non scontato, ovviamente calcoliamo il periodo di payback a tasso di interesse nullo. Se utilizziamo il criterio del periodo di payback scontato, calcoliamo il periodo di payback al VAR. Quindi, calcoliamo il periodo di payback a tasso di interesse nullo, criterio del periodo di payback non scontato, o al VAR, criterio del periodo di payback scontato. Allora, se almeno un investimento ha un periodo di payback, scegliamo l'investimento con il periodo di payback minore. Se almeno un investimento ha un periodo di payback, scegliamo l'investimento col periodo di payback minore. Almeno l'investimento ha un periodo di payback, scegliamo l'investimento col periodo di payback minore. Se nessun investimento ha un periodo di payback, se possibile scegliamo l'alternativa non investire. Altrimenti non possiamo operare alcuna scelta. Se nessun investimento ha un periodo di payback, se possibile scegliamo l'alternativa non investire, altrimenti non possiamo operare alcuna scelta. Cos'è il periodo di payback? È il periodo più basso che mi fa recuperare il capitale. Che significa investimenti che non hanno periodo di payback? Non recuperano mai il capitale. Quindi, se c'è uno o più investimenti che recuperano il capitale, scegliamo quello che lo fa recuperare. Se nessun investimento recupera mai il capitale, se possiamo scegliere l'alternativa a non investire, la prendiamo, altrimenti con questo criterio non possiamo dire nulla. Sono tutti investimenti che non recuperano il capitale. La logica di questo criterio mi pare banale. Scegliamo un investimento che ci fa recuperare l'investimento. Scegliamo un investimento che ci fa recuperare il denaro prima. Un po' meno chiara, ma lo sarà tra poco, è il criterio del TIR, che si enuncia in questo modo. Preliminarmente consideriamo solo gli investimenti che ammettono un unico TIR. Eliminiamo dalla valutazione gli eventuali investimenti che ammettono più di un TIR. Consideriamo solo gli investimenti che ammettono un unico TIR. Eliminiamo dalla valutazione gli investimenti che ammettono più di un TIR. D'accordo? Cioè, che significa? Con i criteri che abbiamo enunciato la volta scorsa, oppure risolvendo l'equazione polinomiale, dobbiamo per prima cosa capire se gli investimenti hanno un TIR unico o meno. Quelli che hanno un TIR multiplo vanno eliminati dalla valutazione, non possiamo dire nulla su questi investimenti. Sugli investimenti che ammettono un unico TIR invece calcoliamo l'unico TIR ammesso dagli investimenti in valutazione. Scegliamo l'investimento che ha il TIR maggiore. Sempre che tale TIR maggiore sia anche maggiore o uguale al VAR. Calcoliamo il TIR unico degli investimenti e scegliamo l'investimento che ha il TIR maggiore, sempre che tale TIR maggiore sia anche maggiore o uguale al VAR.
Se invece l'investimento che ha il TIR maggiore ha un TIR minore del MAR, se invece l'investimento che ha un TIR maggiore ha un TIR minore del MAR, se possibile scegliamo l'alternativa non investire. Altrimenti scegliamo comunque l'alternativa con il TIR maggiore. D'accordo? Allora cerchiamo di capire che cosa è questo criterio del TIR, perché mentre gli altri sono chiari, quello che mi fa guadagnare di più, quello che mi fa recuperare prima il capitale, un po' meno chiaro è la ratio alla base del criterio del TIR. E discutendo di questo argomento discutiamo anche di un altro argomento molto importante. Abbiamo una serie di criteri, il valutatore deve scegliere quale criterio applicare, quali sono le determinanti di questa scelta, cioè come si sceglie se applicare il criterio del valore presente o il criterio del TIR o il criterio del periodo di payback. Questo è rilevante anche negli esercizi. In alcuni casi io vi dirò, utilizzando il criterio del valore presente, dire qual è l'investimento preferito. In altri casi invece vi darò gli investimenti e dirò qual è l'investimento preferito e voi dovete scegliere il criterio. D'accordo? Allora, per applicare il criterio del valore presente, di che cosa abbiamo bisogno? Dei flussi di cassa e del MAR, del tasso di interesse. Siamo d'accordo? No? Supponiamo di avere due investimenti, un investimento A e un investimento B. Andiamo a diagrammare l'andamento del valore presente di questi due investimenti in funzione del tasso di interesse. Supponiamo che siano questi, come questo, e supponiamo che l'altro sia questo qua. Investimento A e investimento B, anzi, noi dobbiamo disegnare un po' di rete, disegniamo in due colori diversi, bianco, e l'altro lo disegniamo in rosso. Investimento A e investimento B. Sia questo valore presente di A e sia questo il valore presente di B. Bene, a seconda della scelta del tasso di interesse, cioè del MAR, io sceglierò con il criterio del valore presente un investimento piuttosto che un altro. Siamo d'accordo? Se, per esempio, io scelgo questo MAR, questo qui, quale investimento sceglierò applicando il criterio del valore presente? Quello che ha il valore presente più elevato. Per questo tasso di interesse, per questo MAR, qual è l'investimento che ha il valore presente più alto? L'investimento qui. Viceversa, se supponiamo ad esempio di scegliere questo MAR, allora io scelgo l'investimento che ha il valore presente più elevato, cioè l'investimento A. Qui l'investimento B, qui l'investimento A. Curva rossa, curva bianca. Questo semplice esempio cosa mostra? Che la scelta dell'investimento preferito dipende fortemente dalla scelta del MAR, del tasso di interesse. Ragione per cui, quando io applico il criterio del valore presente, quando sono ragionevolmente certo sulla stima che ho fatto relativamente al tasso di interesse. Abbiamo detto prima, tutti i parametri dei progetti di investimento, ivi compreso il MAR, sono delle stime. Se io questa stima la reputo ragionevolmente certa dal punto di vista statistico, con metodi statistici, o comunque è una stima appunto certa dal punto di vista statistico, negli esercizi, per esemplificare, se mi viene dato il tasso di interesse, non c'è alcun dubbio, io devo scegliere il criterio del valore presente. Cioè vado a calcolare i valori presenti per i due progetti di investimento, due, tre, quanti ne sono, e scelgo l'investimento che per quel valore del tasso di interesse mi fa guadagnare di più. Perché tutto quello che succede per altri tassi di interesse non mi interessa. Perché io sono ragionevolmente certo
della stima che ho fatto sui tassi di interesse. D'accordo? Quindi, quando è che io scelgo il criterio del valore presente? Quando ho assegnato il tasso di interesse e sono ragionevolmente certo che quel tasso di interesse è veritiero. Guardate, non è banale, parliamo di progetti di investimento di 20 anni. Se qualcuno mi dovesse dire quale sarà il tasso di interesse di tra 20 anni, ci vuole veramente la sfera di cristallo, possiamo azzardare delle stime. Posso essere ragionevolmente certo di quale sarà il tasso di interesse in Italia il prossimo anno, i prossimi 2-3 anni posso fare delle stime più o meno certe, ma se dovessi stimare il tasso di interesse in Italia, il tasso di interesse a cui viene prestato il denaro dalle banche alle imprese in Italia nei prossimi 20 anni, non ne ho idea, così come non ne ho idea nessuno. Cioè, meglio, la stima che farei io, così come la stima che farebbe qualsiasi altro esperto del settore, sarebbe tutt'altro che ragionevolmente certa. Sarebbe basata su serie storiche, su tante cose, sarebbe una stima affetta da un rilevante errore statistico. Chiaro il concetto? Quindi se io ho assegnato il VAR, io applico il criterio del valore presente. Che succede se io non ho assegnato il VAR? Cioè, se io non sono ragionevolmente certo della stima che ho fatto sul tasso di interesse, beh, non posso utilizzare il criterio del valore presente, perché non so se mi trovo ad esempio in questa condizione e in questa condizione, no? Supponiamo di avere una stima che ha come media questo valore e come varianza questo intervallo. A questo punto io non posso dire nulla, no? Una stima che ha come media questo valore, sto qui tratteggiato del VAR, e come varianza questo intervallo. Non posso dire nulla, non so assolutamente se mi trovo in queste condizioni. Posso tanto trovarmi in queste condizioni e tanto trovarmi in queste condizioni, esattamente con la stessa probabilità. E quindi, se io dico i due progetti sono equivalenti, perché mi sto basando solo sulla media della stima che sto facendo, quindi sto considerando solo questo punto, sto dicendo una sciocchezza, d'accordo? Perché abbiamo esattamente una probabilità significativa di scegliere il primo progetto o scegliere il secondo progetto. Allora, cosa posso fare? Faccio un ragionamento completamente diverso, mi metto per così dire in sicurezza. Cosa rappresenta il T? Rappresenta il tasso di interesse a cui si annulla il valore presente. Questo punto è il TIR del progetto B. Questo punto è il TIR del progetto A. Ora che cosa faccio? Scelgo il progetto con il TIR maggiore. Qual è la logica? Scelgo il progetto che per un più ampio intervallo di tassi di interesse mi fa guadagnare del denaro, o se preferite scelgo il progetto che per un più ampio intervallo di tassi di interesse mi fa almeno non perdere del denaro, no? Sì, in questo caso io sceglierei il progetto A, perché sono sicuro che tra 0 e questo valore del tasso di interesse col progetto A non perdo denaro. Tra 0 e questo valore del tasso di interesse, invece, con il progetto B io non perdo del denaro. Scegliendo questo, io mi metto più al sicuro. Se il VAR sarà compreso tra 0 e questo valore, io comunque non avrò perso del denaro. Poi mi può andare bene o mi può andare male, nel senso che se io scelgo in base al criterio del TIR, quindi scelgo il progetto A, può capitare che il tasso di interesse reale, il mio VAR, sarà compreso tra questo punto, lo vedete, tra questo punto e questo punto. Se così accadrà, io avrò scelto anche il progetto che mi fa guadagnare di più. Se invece poi nella realtà il reale tasso di interesse sarà compreso tra 0 e questo punto, io non avrò scelto il progetto che mi avrebbe fatto guadagnare di più. Però non avevo alternative. Almeno scelto il progetto che per un più ampio intervallo di tassi di interesse non mi fa perdere del denaro. Cioè, la regola qual è? Se io posso, scelgo il progetto che mi fa guadagnare di più. Se non posso, in maniera ragionevole, fare questa scelta, scelgo almeno il progetto che mi fa perdere di meno. Chiaro il concetto? Quindi, che cosa faccio? Se io ho il tasso di interesse, se sono ragionevolmente certo del tasso di interesse, scelgo il criterio del valore presente, altrimenti scelgo il criterio del TIR. D'accordo?
tra l'altro un distinguo, abbiamo detto che scelgo il progetto che mi fa guadagnare di più, sempre che sia almeno maggiore del VAR, no? Perché poi qui dentro, se voglio ulteriormente mettermi in sicurezza e quindi ottenere una sorta di guadagno minimo, metto anche il VAR e quindi mi cautelo rispetto all'alternativa del distinguo. Quando scelgo l'alternativa del periodo di payback, abbiamo detto tasse di interesse, ma ci sono anche le stime sulle entrate e le uscite, cioè questa curva è stimata. Io stimo il tasso di interesse, il VAR, ma devo anche stimare le entrate e le uscite. Allora, se io non sono ragionevolmente certo delle entrate e delle uscite, tutto quello che ho detto perde di significato, perché questa curva non è ragionevolmente certa e questa curva non è ragionevolmente certa. Allora, l'unica cosa che posso fare, mi metto realmente in sicurezza, cioè anzi realmente, una parola sbagliata, nulla è realmente sicuro, mi metto maggiormente in sicurezza, è più corretto, utilizzando il criterio del periodo di payback, cioè utilizzando il criterio che mi permette di recuperare il prima possibile l'investimento iniziale. Qual è la logica dietro a questa scelta? Le stime sono incerte e l'incertezza aumenta man mano che vado avanti nel tempo, quindi se io ho delle stime incerte sulle entrate e delle uscite, sicuramente l'incertezza aumenterà man mano che mi allontano dall'istante di tempo zero, quindi l'unica cosa che posso fare, cerco di cautelarmi il più possibile scegliendo il progetto che mi fa recuperare il prima possibile l'investimento iniziale, assolutamente disinteressandomi di qual è il progetto che mi fa guadagnare di più, proprio perché avendo stime incerte sulle entrate e delle uscite non riesco assolutamente a dire qual è il progetto che mi fa guadagnare di più. Dopodiché, se sono anche incerto sul tasso di interesse, scelgo il credito di payback non scontato. Se invece ho una ragionevole certezza sul tasso di interesse, scelgo il periodo di payback scontato. Allora, riassumendo. Tasso di interesse certo, entrate e uscite certe, dal punto di vista statistico è ragionevolmente certo. Scelgo il criterio del valore presente, non c'è dubbio. O se volete valore futuro equivalente anno, sono la stessa cosa. Se invece sono ragionevolmente certo delle entrate e delle uscite, ma non del tasso di interesse, il criterio del tiro. Se invece sono anche non sono neanche ragionevolmente certo delle entrate e delle uscite, periodo di payback posso utilizzare. Scontato se ho una ragionevole certezza del tasso di interesse, non scontato se ho tutto incerto. D'accordo? Chiaro il concetto più o meno? Benissimo. Ah, un'altra cosa. Facendo gli esercizi, dalla prossima lezione faremo solo esercizi per concludere questa parte di programma, abbiamo finito con la parte teorica. Facendo gli esercizi mostreremo brevemente un ulteriore criterio, che è una variazione del criterio del valore presente, che si chiama criterio dell'analisi costi e benefici. Lo premetto. Lo ripeterò. Il criterio dell'analisi costi e benefici, per i motivi che vedremo, si utilizza solo per progetti pubblici, valutazione di investimenti pubblici. Solo per la valutazione di investimenti pubblici. Quindi tutto questo discorso non ve l'ho mostrato proprio perché si utilizza solo per progetti di investimento pubblico. Non capisco perché negli esercizi e nei compiti che vengono fatti in aula, nonostante io dica almeno 10 volte questo fatto, ogni tanto, ma con una discreta certezza dal punto di vista statistico, gli studenti di fronte a un esercizio in cui si chiede di valutare l'investimento preferito e nulla nel testo autorizza a pensare che trattasi di investimenti pubblici, me lo risolvo con l'analisi costi e benefici. È errato, non c'è alcuna ragione per scegliere quel criterio, d'accordo? Quindi se non c'è un investimento pubblico anche nell'esercizio, voi dovete scegliere tra questo criterio e questo criterio, non ci sono altri possibili. Allora, criterio del valore incrementale. Come funziona il criterio basato sul valore incrementale? Si deve fare un'operazione di preelaborazione degli investimenti. La cosa funziona in questo modo. Innanzitutto non esiste il criterio del periodo di payback basato sull'investimento incrementale, non avrebbe senso, lo capiremo dopo. Esistono solo il criterio del valore presente e del tipo. Partiamo dal criterio del valore presente. Preliminarmente ordino i progetti
per valore crescente assoluto dell'investimento iniziale. Quindi ordino i progetti per valore assoluto crescente dell'investimento iniziale. Cioè, abbiamo tre progetti, A1, A2, A3. A distanza di tempo 0, questi tre progetti sono meno 1000, meno 500, che ne so, meno 2000. Li ordino per valore assoluto dell'investimento iniziale, cioè prendo prima A2, poi A1 e poi A3. Valore assoluto crescente dell'investimento iniziale. Quindi li ordino per valore assoluto crescente dell'investimento iniziale. D'accordo? Dopo averli ordinati in questo modo, una serie di progetti ordinati, supponiamo che siano A1, A2, A3. Allora, cosa faccio? Se è possibile l'alternativa non investire, pongo a valutazione il progetto A1 meno non investire. Se è possibile l'alternativa non investire, pongo a valutazione il progetto A1 meno non investire. Se non è possibile l'alternativa non investire, salto il primo passo dell'algoritmo di calcolo. Quindi, se è possibile l'alternativa non investire, pongo a valutazione il progetto A1 meno non investire. Col simbolo 0 indicherò l'alternativa non investire. Se invece non è possibile l'alternativa non investire, salto il primo passo dell'algoritmo e calcolo il valore presente di questo progetto A1 meno non investire. Il progetto A1 meno non investire non è altro che il progetto che istante per istante si costruisce sottraendo dai flussi di cassa del progetto A1 i flussi di cassa del progetto non investire, che sono tutti zero. Quindi non è altro che il progetto A1. Progetto A1 meno non investire non è altro che il progetto A1, però lo indichiamo, lo capiremo perché nell'algoritmo è opportuno partire in questo modo. A che tasso di interesse? Al MAR. Quindi calcolo al MAR il valore presente di A1 meno non investire. Possono capitare due cose: è maggiore di 0 ed è minore di 0. In realtà c'è anche il caso in cui è uguale. Se abbiamo capito che cosa significa l'uguaglianza, significa che i due progetti sono indifferenti e quindi potremmo mettere l'uguale tanto da una parte che dall'altra. D'accordo? Formalmente possiamo indicarlo così oppure indicarlo in questo modo, nel senso che si può andare in un ramo oppure nell'altro, in maniera casuale. Bene, vogliamo di averlo indicato così. Che significa che progetto A1 meno non investire ha un valore presente maggiore di 0, che A1 è preferito rispetto a non investire, cioè scelgo il progetto A1. In questo caso invece scelgo il progetto non investire. Se sono arrivato a questo ramo dell'albero decisionale, calcolo il valore presente al MAR del progetto A2 meno A1. Al MAR. Bene, invece, se sono arrivato in questo ramo, calcolo il valore presente del progetto A2 meno non investire, sempre al MAR. Questo può essere maggiore o uguale a 0 oppure minore di 0. Questo può essere maggiore o uguale a 0 oppure minore di 0. In questo caso A2 è preferito rispetto ad A1, scelgo A2. In questo caso invece è A1 preferito rispetto ad A2, scelgo A1. In questo caso è A2 preferito rispetto a non investire, scelgo A2. In questo caso è non investire preferito rispetto ad A2, scelgo non investire. E continuo con quest'albero decisionale sino al termine dei progetti. Quindi se avessi solo tre progetti, qui calcolerei il valore presente di A3 meno A2, qui A3 meno A1, qui A3 meno A2, qui A3 meno non
investire. Dopo aver fatto questa operazione con tutti i progetti, il progetto che risulterà scelto all'ultimo stadio dell'albero decisionale sarà quello preferito. Che cos'è il progetto A2-A1? È il progetto che istante per istante ha un diagramma di flusso di cassa ottenuto sottraendo al flusso di cassa di A2 il flusso di cassa di A1. Ho un paio di notazioni. Innanzitutto, perché si ordinano i progetti in ordine crescente dell'investimento iniziale? Per un fatto estetico. Se così non facessimo, quando andremo a calcolare un progetto incrementale a 2-1, avremo un progetto strano, perché avremo prima le entrate e poi le uscite, no? Se noi abbiamo, come in questo caso, ecco, qua non sono ordinati, meno 1000 e meno 500, quando andiamo a fare la sottrazione faremo meno 500 meno 1000 uguale più 500, e quindi avremo un progetto che all'istante di tempo zero parte da 500 invece che da meno 500. Se lo ordiniamo, quindi ci mettiamo prima questo progetto e poi questo progetto, quando andiamo a fare A1 meno A2 in questo caso avremo meno 1000 meno 500 meno 500. Come preferiamo sempre avere a che fare, per un fatto estetico non cambierebbe nulla, il criterio funzionerebbe allo stesso modo se non facessimo questo ordinamento. Preferiamo avere dei progetti che hanno investimenti, insomma, quindi uscite e poi entrate, preferiamo fare in questo modo. Altra cosa, a quelli più attenti di voi non dovrebbe sfuggire che il criterio del valore presente sull'investimento incrementale ha necessariamente lo stesso risultato del criterio sul valore totale del valore presente. Perché? Se io vado a calcolare il valore presente di A2-A1, avendo fatto istante per istante la sottrazione dei flussi di cassa di A2 e A1, non è altro che uguale al valore presente di A2 meno il valore presente di A1. Quindi dire che questo è maggiore di 0 significa dire che questo è maggiore di questo. E quindi il criterio del valore incrementale, scelgo A2 se è maggiore di 0, ha lo stesso risultato del criterio del valore totale, dove scelgo A2 se il valore presente di A2 è maggiore del valore presente di A1. Allora qualcuno potrebbe dire ancora una volta, sì, ma perché allora usiamo questo criterio, ci complichiamo solo la vita? Sempre la stessa motivazione, per ragione di semplicità di campo. Se abbiamo degli investimenti che durano 20 anni, no? Abbiamo 4 investimenti che durano 20 anni e hanno 20 tra entrate e uscite, e magari si differenziano solo per una di queste entrate e uscite, d'accordo? O per due di queste entrate e uscite, invece di andare a calcolare tutti i valori presenti con tutte le 20 entrate e uscite, facciamo il calcolo una sola volta per la prima volta e poi operiamo per differenze, per incrementi. E quindi quando andiamo a fare le differenze avremo solo un termine o due, per esempio che ho fatto, da attualizzare. D'accordo? Come questo capita di frequente, perché spesso le alternative sono uguali per quasi tutti gli anni, tranne che per dei punti specifici, allora in questo caso possiamo tendere a utilizzare il criterio del valore presente incrementale. Questo significa che rispetto a quello che abbiamo detto prima, la scelta del criterio nulla cambia, no? Voi dovete scegliere tra valore presente, TIR e periodo di payback, poi dopodiché potete scegliere se avete scelto il valore presente incrementale o totale, semplicemente per comodità di calcolo. Cosa un po' diversa invece è il criterio del TIR, nel senso che il criterio del TIR sul valore incrementale non necessariamente darà gli stessi risultati del criterio del TIR sul valore totale, coglie degli aspetti leggermente diversi. Enunciamolo, come prima, pongo a valutazione solo quei progetti che hanno un unico TIR. Prima cosa, premessa, pongo a valutazione solo e soltanto quei progetti che hanno un unico TIR, d'accordo? Dopodiché li ordino, quelli che hanno un unico TIR, per valore crescente dell'investimento iniziale. Se è possibile l'alternativa non investire, calcolo il TIR di A1 meno non investire, altrimenti salto il primo passo dell'algoritmo. Se è possibile l'alternativa non investire,
calcolo il tir di A1 meno non investire, altrimenti salto il primo passo dell'algoritmo. E la pongo a confronto, attenzione, qui sta la differenza con Mar. La pongo a confronto col Mar, non con 0, col Mar. Quindi pongo a confronto il tir di A1 meno non investire col Mar. E dico che se è maggiore o uguale del Mar, scelgo A1, altrimenti scelgo non investire. E vado al secondo passo dell'algoritmo, che è calcolo il tir, in questo caso di A2 meno A1, e in questo caso invece calcolo il tir di A2 meno 0. E faccio sempre il confronto col Mar. In questo caso scelgo A2, in questo caso scelgo A1, in questo caso scelgo A2, in questo caso scelgo non investire. E continuo sino al termine dei progetti. Quello che risulterà scelto dopo l'ultimo stadio dell'albero decisionale sarà il mio progetto preferito. Oh, qui effettivamente ci vuole un po' più di occhio. È concettualmente diverso questo criterio da quello del tir sul valore totale. Là sceglievo il progetto con il tir maggiore per mettermi in sicurezza. Qua faccio una cosa leggermente diversa, ho un MAR, cioè un tasso di interesse limite, avendoli ordinati per il valore crescente dell'investimento iniziale, io scelgo il progetto che mi permette di fare l'investimento più grande, sempre che questo progetto abbia un tir incrementale almeno superiore al MAR. Quindi non scelgo il progetto che ha il tir maggiore, ma scelgo il progetto che ha il più elevato investimento ma che presenta un tir almeno incrementale, almeno maggiore del MAR. Cioè, che cosa sto facendo? Sono nella condizione che io ho una disponibilità economica e voglio investire il più possibile. Quindi questo criterio si utilizza per altri tipi di investimenti, per altri tipi di case reali. Voglio investire il più possibile, mi voglio però garantire sul fatto che rispetto a un tasso di interesse limite almeno sono coperto, cioè comunque ho un tir incrementale almeno maggiore del MAR, il discorso che facevamo prima. Quindi voglio essere sicuro che almeno fino ad un certo valore limite del MAR io non perdo denaro. E quindi io tra i diversi progetti di investimento scelgo quello che mi fa investire la maggior parte, il maggior capitale possibile, garantendomi rispetto al MAR che almeno non perdo denaro. Quindi sono due aspetti diversi, non sto scegliendo il progetto col tir maggiore, dipende dal caso reale. Posso utilizzare questo criterio se mi trovo in queste condizioni, appunto, scegliere il progetto di più alto investimento che almeno non mi fa perdere denaro nell'intervallo 0 MAR. D'accordo? Va bene, direi che abbiamo perso un po' più di tempo del necessario, non ce la facciamo a iniziare a fare gli esercizi oggi e quindi a questo punto ci fermiamo e iniziamo a fare gli esercizi direttamente. Venerdì.